L'acqua di ieri ha fatto sì che la situazione diventasse ancora più problematica, non solo qua a Renzino, ma possiamo dire tutto intorno a Foiano, da via di Sinalunga, via di Cortona, alla zona sportiva, via di Lucignano, insomma tutte le arterie più importanti, creando gravi danni sia alle strade, alla circolazione che soprattutto alle case. Soprattutto qua a Renzino le famiglie ancora non avevano finito di pulire quello che era successo 2 settimane fa, che ieri è successo di nuovo. Jacopo Franci, sindaco di Foiano della Chiana, interviene in merito agli allagamenti subiti da aziende e abitazioni che si sono verificati nel suo territorio nelle scorse ore, così come alcuni giorni fa, a causa delle importanti precipitazioni che hanno interessato l'Aretino. Il comune si è attivato con il consorzio di bonifica, il Genio Civile, la Protezione Civile per interventi immediati. L'appello, però, per la messa in sicurezza di questa zona è rivolto alla provincia di Arezzo, ma soprattutto alla regione Toscana e al governo centrale. Noi in questi giorni ci siamo visti con il consorzio di bonifica, con la protezione civile, con il genio civile. Ieri sera mi sono sentito telefonicamente con il presidente della regione Eugenio Giani e a tutti ho chiesto in maniera chiara ed inequivocabile un aiuto concreto e fattibile, perché i piccoli comuni come il nostro, così come tanti ovviamente li vedo, piccoli comuni, non possiamo gestire quello che a tutti effetti è un dissesto idrogeologico. Il reticolo che prima insomma ce la faceva a colmare alcune lacune, insomma, con l'acqua che sta avvenendo in questi giorni, che non sono più bombe d'acqua, sta diventando purtroppo, lo vediamo in tutta Italia, sta diventando la normalità, questo reticolo non ce la fa più a contenere quest'acqua. Quindi abbiamo dei grossissimi problemi e soprattutto continui. Quindi il comune ovviamente farà la sua parte come ha sempre fatto. Dobbiamo innanzitutto riaprire i fossi, quei fossi che per un motivo o per un altro negli ultimi 20-30 anni sono spariti, vanno tenuti puliti quei fossi e quindi la parte del comune, la parte del consorzio, la parte dei frontisti, la maggior parte sono dei privati, ma anche questo comunque non basterebbe per questa situazione come è ora, e quindi il grosso sono gli investimenti strutturali. È per questo che io ieri ho chiamato il presidente della regione. Ci sono già alcuni studi di fattibilità, bisogna portare in fondo questi progetti. Si parla di vasche di espansione, si parla di adeguamento dei piccoli rivi come questo, il rio di Quarata, e si parla anche di un adeguamento sulle strade e sui ponti, che in questo caso sono di competenza provinciale. Comunque, l'importante è fare squadra, dobbiamo davvero collaborare tutti insieme. Ho visto che c'è la volontà, parlando con tutti i dirigenti, insomma, dei vari enti, però c'è bisogno di concretizzare. Foiano non può più aspettare, le famiglie foianesi non possono più aspettare, i cittadini non possono più aspettare. Quindi il mio è un monito e soprattutto una richiesta di collaborazione, ripeto, fattiva, perché ora è arrivato il momento di collaborare e di fare quello di cui c'è bisogno per il nostro territorio. Ne approfitto per ringraziare tutte le persone che in questi giorni ci hanno dato una mano, la Protezione Civile in primis, il Consorzio, tutti il Genio, i nostri vigili, i nostri cantonieri, tutte le persone soprattutto, che anche qui è stato anche commovente ieri vedere che si aiutavano tra di loro, ognuno andava nella casa degli altri. Quindi ecco, queste persone meritano di non avere paura ogni volta che piove un poco a Foiano.